Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con la storia della musica. Io sono sempre il Mastro e con questo video proviamo a fare un compendio, una sintesi delle prime sacre tradizioni musicali del Medioevo. Vedete, nei precedenti episodi abbiamo raccontato la nascita di pratiche canore con quel velo di unità, unità giustificata dall'impero romano. Insomma, canti, chiese e tradizioni liturgiche le abbiamo presentate come un tutt'uno. Ma come anticipato, l'impero non era più quella potenza organica ed armonica. E sul finire del IV secolo, con la morte di Teodosio, oltre alla definitiva rottura tra Oriente ed Occidente, le stesse chiese iniziano a formare tradizioni a sé, nel caso orientale amplificato dalla pluralità linguistica. Orbene, oggi non mi azzarderò a fare eccessiva chiarezza su ognuna di queste pratiche, sarebbe improduttivo. Ma credo che per procedere, per comprendere al meglio quel mosaico che noi chiamiamo gregoriano, sia necessario affrontare il calderone con quel pizzico di consapevolezza in più. Ok, fatemi sentire il vostro calor digitale. Nel frattempo prendiamo la nostra barchetta e continuiamo il nostro procelloso viaggio. Sigla. Siamo nel 397 d.C. e il vescovo Ambrogio a Milano spira il suo ultimo respiro. Se ne va quindi quella figura così centrale per la nascente tradizione canora milanese. Tradizione fortemente melismatica, corale, un tipo di canto rivolto a tutta l'assemblea. E come abbiamo appreso da Agostino, risulta essere un'usanza piuttosto consolidata, funzionale. Parliamo in fondo di inni da cantare affratellati, con un senso comunitario. Una musicalità che farà scuola e che in parte incontrerà anche luoghi differenti. Detto questo, nulla ci vieta di pensare quindi che il canto ambrosiano, che non a caso ne conserva il nome, abbia avuto origine proprio col vescovo Ambrogio. Eppure i manoscritti più antichi che testimoniano, che conservano questa ritualità canora, risalgono tutti al XII secolo. Insomma, a distanza di circa 700 anni da Ambrogio. 700! Da ciò che sappiamo, la tradizione ambrosiana va a codificarsi intorno al X secolo, comunque un periodo parecchio lontano. Che cosa ci insegna tutto ciò? Che l'uso di aggettivi come ambrosiano, oppure occhio, gregoriano, non necessariamente derivano in modo pratico dal nome di riferimento. Come avremo modo di vedere, lo stesso Papa Gregorio Magno, nel VI secolo, talvolta identificato come l'inventore del canto gregoriano, non è che una goccia inserita in un fiume in piena, che chiamiamo canto bonodico medievale. O se preferite, canto piano. Termine su cui faremo chiarezza. Discorsi delicati dunque, me ne rendo conto. Ma siamo qui per fare chiarezza, per schiarirci le idee. Insomma, l'appellativo altisonante come ambrosiano serve in parte a dar lustro ad una tradizione, a conferirgli quel sapore storico antico in contatto con un passato mitico e leggendario. E questo all'umanità è sempre piaciuto. Molto bene, in ogni caso avendo testimonianze dirette di un tipo di canto all'epoca di Ambrogio, ricorderete le letture di Agostino di due episodi fa, possiamo comunque rintracciare una qualsivoglia continuità. C'è chi rintraccia pure nel vescovo Eusebio di Milano, vissuto circa 100 anni dopo Ambrogio, uno sviluppo di questa cultura canora. Insomma, abbiamo testimonianze lontane rispetto ai nomi a cui sono legati questi canti, ma possiamo comunque identificare una persistenza, una successione di saperi tra il passato mitizzato di Ambrogio e le fonti tarde che ne conservano il nome. Non dimentichiamo che parliamo di cultura orale. La comparsa dei neumi, quindi di quei segni che daranno vita alla notazione musicale moderna, deve ancora fare il suo ingresso. Ma che cosa significa orale in questo contesto? Beh, ha a che fare con la memoria. Pensiamoci un attimo. Questi canti si sono tramandati per secoli senza l'ausilio della scrittura. Può suonare assurdo, ma non dimentichiamo che i riti erano quotidiani. Pensate alle messe, ai vespri o ai monaci. Non è che i sacerdoti si facevano un annetto sabbatico. Questo ha sicuramente concesso alla musica, ai canti liturgici, una stabilità, una tenacia, una costanza che ne ha rafforzato la memoria. Quotidianamente venivano intonati dei canti precisi. Ok, però con l'ambrosiano Ambrogio c'entra fino a un certo punto. Diciamo che è lo sponsor. Non si può dire? Accantoniamo momentaneamente la tradizione milanese. Essa rimarrà in qualche modo un modello autonomo, ma in questo oceano di tradizioni rituali e canore dell'alto medioevo c'è dell'altro. Fermiamoci un momento, ok, siamo entrati ufficialmente nel medioevo, ma non abbiamo ancora parlato espressamente di canto gregoriano. Beh, di fatto, considerandolo come una musica liturgica e monodica, lo stiamo introducendo. Tutte queste tradizioni che andremo a raccontare oggi si basano sulla monodia corale. Ovvero, per capirci, la totalità dei cantori cantano all'unisono, tutte le stesse note, senza ricorrere alla polifonia. Elemento che può sembrare noioso, ma il risultato è veramente mistico.
In più, come accennato nel precedente episodio, se pensiamo alle basiliche come una cassa di risonanza, un corpo che propaga e riverbera il suono, allora deve essere veramente un'esperienza toccante e tangibile, senza tuttavia cadere in un'immedesimazione troppo moderna. Bene, iniziamo ad aprire le danze. Ci concentreremo oggi sulla parte occidentale, ormai verso l'inesorabile caduta dell'impero. La lingua dominante abbiamo detto essere il latino, ma il territorio in frantumi non aveva più una sua centralità. Per cui le ritualità o gli stessi canti che si intonavano durante le liturgie potevano essere notevolmente differenziati ed autonomi. Ciò che rimaneva invariato erano i testi canonici, controllati dall'ortodossia orwelliana della Chiesa. Ma sull'ordine di lettura e il come, qualche deriva è avvenuta. Ora, per non fare troppo il misterioso, se qualcuno fosse qui per prendere due appunti o scriversi le idee senza troppi giri di parole, facciamo uno schemino rapido, riassuntivo sulle principali esperienze liturgiche dell'Alto Medioevo. Bene, quindi un po' di rigore e serietà. Oltre al canto ambrosiano, nel territorio un tempo dominato dall'Impero Romano d'Occidente, troviamo altri quattro importanti centri in cui si sviluppa una tradizione liturgico-canora. Oltre al canto ambrosiano, nel territorio un tempo dominato dall'Impero Romano d'Occidente, troviamo lo svilupparsi di altri quattro centri importanti per la liturgia cristiana. Il rito ispanico, il rito gallicano, il rito vetero-romano e quello beneventano. Partiamo dalla tradizione ispanica. No, non c'entra un tubo, per ora. Ecco, già meglio. Torniamo seri. Del rito ispanico abbiamo traccia già dal VII secolo, rito il cui selciato s'accavalla dapprima al dominio dei Visigoti, popolazione germanica di origine scandinava, ma in seguito anche le mirabolanti avventure musulmane. La popolazione araba, raggiungendo la penisola iberica, dal 710 circa inizia il suo dominio nella cristianissima Spagna. Per tal motivo, il canto di quest'epoca è talvolta chiamato visigoto o appunto mozarabico. Curiosamente, alle nostre orecchie pare già di sentire, in questa tradizione, le tipiche note ornate, melismatiche del canto arabo. I principali centri legati a questo rito sono León o Toledo. Sicuramente un nome che risentiremo è quello del vescovo Isidoro da Siviglia. Ma un passo alla volta. Vabbè, torno a parlare normalmente. Penso abbiate intuito quante trame avvincenti cela questo argomento. Ahimè, anche per questo discorso ispanico abbiamo delle testimonianze tarde rispetto al periodo di cui vi ho raccontato. Ma ora spostiamoci un pochettino più a nord, nell'attuale zona francese. In tale area troviamo il canto gallicano, di cui ovviamente possediamo scarso materiale. Ma grazie alla testimonianza di fonti canoniche o lezionari possiamo comunque tener traccia di una sua presenza, di una sua egemonia nel territorio. Indicativamente, siamo nella Francia precedente a Carlo Magno. Tale esperienza canora sarà responsabile di un'ibridazione che spesso si fa coincidere con la nascita, attenzione, del canto gregoriano. Bene, 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 procediamo. Oltre alla tradizione ambrosiana, ispanica o gallicana, ricordiamo con brio quella vetero-romana. Non si hanno in realtà molti spunti su come potesse svolgersi il canto durante questi riti. Ma fermiamoci un attimo sul nome. Si parla di Roma, ovviamente. Un rito romano, ma vetero, vecchio, antico, superato. Ecco, ricordiamolo, perché Roma, benché non fosse più così centrale, rimane un riferimento conservatore del deposito religioso cristiano. Il baricentro era ormai spostato verso Costantinopoli. Ma il Papa lo tenemo noi. Vabbè. Comunque, il canto vetero-romano è importante perché da esso fiorisce quello che chiamiamo canto gregoriano. Vi ricordate l'ibridazione di poco fa? Il gregoriano si può dire essere l'unione, il rimaneggiamento dell'antica tradizione romana nel suolo franco, ovvero il territorio francese dove da qualche secolo si era sviluppata la tradizione gallicana. Ora dominio del popolo barbaro dei Franchi. Volete due nomi mainstream per rinfrescare la memoria? Va bene, Carlo Martello, Pipino il Breve e ovviamente Carlo Magno, i Franchi. Per questo potreste sentir parlare di canto romano-franco o semplicemente romano o banalmente gregoriano.
Sul Gregoriano, lo ripeto, ne parleremo in un episodio a sé, ma mi sembrava doveroso citarlo in questa grande carrellata. Insomma, l'antica, la vetero tradizione romana, incontrando quella franca gallicana, va a formalizzare quello che noi chiamiamo Gregoriano. Beh, non è così semplice come sembra, ma iniziamo da questo. Può suonarci strano, ma anche per questa antica, direi primordiale tradizione, non abbiamo fonti precedenti all'undicesimo secolo. Che poi, detto in soldoni, significa che alcune tracce musicali si sono conservate, tramandate oralmente, e successivamente, parecchio successivamente, si sono appuntate. E questo è assolutamente normale, poiché la scrittura, la notazione, inizia a fare il suo ingresso dal IX secolo. Chiaro, essendo passato così tanto tempo, la tradizione romana antica, così come quella gallicano-ispanica, si sono imbevuti di stilemi squisitamente gregoriani, poiché sarà proprio con l'impero carolingio che il rito romano gregoriano diventerà il perno di tutta la liturgia. In ogni caso, ricorderete come il periodo che segue la tradizionale caduta dell'impero romano sia saturo di stravolgimenti e di nuove popolazioni. Abbiamo già nominato i Franchi, ma oggi menzioniamo almeno un'altra popolazione barbara importante, i Longobardi. Importanti soprattutto per il suolo italiano. Curiosamente, questa popolazione si connette a un altro importantissimo rito che ha sede in Italia, ovvero quello beneventano. Siamo nel 568 e i Longobardi, comandati dal loro re Alboino, entrano in Italia. Non si sa se sia una vera e propria distruzione barbara, come ci piace pensare, ma in ogni caso la loro espansione territoriale e culturale nel giro di pochi secoli sarà veramente impressionante. Non erano moltissimi, ma erano tutti guerrieri. Non era una società di filosofi, evidentemente, quella dei Longobardi, no? Ecco. Entrano in un'Italia cattolica, romana, latina. Anche i Longobardi si erano convertiti al cristianesimo. Quello ariano, però. In ogni caso, nonostante la divergenza culturale con la popolazione italica, i Longobardi finiscono per convertirsi al cattolicesimo. Ricorderete il mitico re Liutprando e la celeberrima donazione di Sutri del 728. Insomma, quell'offerta, l'elargizione al Papa Gregorio II di importanti territori del circondario di Roma, conferendo di fatto alla Chiesa romana un potere del tutto nuovo, autonomo. Nel frattempo, poco più a sud, un ducato longobardo proseguiva la sua strada. Mi riferisco al ducato di Benevento. Ricordiamo che i Longobardi avevano sì un re di riferimento, ma erano suddivisi in reami, appunto i ducati, generalmente anche piuttosto autonomi. Infatti, nel ducato di Benevento si va a sviluppare un rito davvero curioso, di cui, come al solito, abbiamo tracce abbastanza tarde. Attenzione, non era un rito squisitamente longobardo, però si è sviluppato in quell'area dominata da loro. La peculiarità di questo rito nasce dal fatto che troviamo prassi cerimoniali sia in greco sia in latino. Ok, il latino ci sta, ma il greco che c'entra? Beh, perché nonostante il complesso quadro politico, il ducato beneventano ha mantenuto contatti non solo con Roma, ma anche con i bizantini stanziati a Ravenna. Quindi sì, romani dell'impero d'Oriente, ma ormai totalmente grecizzati. Il canto beneventano lo possiamo distinguere da quello gregoriano per la ripetizione di singole frasi all'interno dello stesso brano, oltre che per vistose serie di note ascendenti accoppiate. Ma come sempre ci riferiamo a testimonianze più tarde. Molto bene, volessimo concludere dignitosamente lo sguardo occidentale che abbiamo dato a questo episodio, potremmo annotare dei punti in comune tra i vari riti. Beh, anzitutto direi la monodia, il canto piano, ma anche quell'andamento melodico che si basava per lo più su gradi congiunti. Insomma, parliamo dell'ordine di tono e semitono, non grandi intervalli. Questo in particolare per quello che ci è rimasto del canto vetero-romano. Gli intervalli di seconda o di terza sono preferiti proprio per una più semplice, se vogliamo, intonazione corale. E questo, pensiamoci, vale soprattutto per i melismi. Melismi che troviamo in tutte queste tradizioni, specialmente abbiamo visto in quella ambrosiana. Come vedete, non è facile riassumere con una certa logica queste tradizioni. Il motivo è legato anche al fatto che queste musiche le conosciamo attraverso trascrizioni più tarde. Tradizioni che col tempo hanno incontrato il gusto egemonico del gregoriano, che proprio col Sacro Romano Impero si cercherà di uniformare e rendere predominante nel confronto di queste vetuste tradizioni. Di tutto ciò, oggi è sopravvissuto, oltre al gregoriano, il canto ambrosiano. Ma come spesso accade, ci sono stati anche dei grossi revival nei confronti degli altri ritualità. Ma, ripeto, tutto ciò è di difficile interpretazione. Questi sono i principali riti che troviamo nel territorio dell'ex impero romano d'Occidente. Ma ovviamente non sono stati soli. È esistito intanto un rito africano, del nord, di cui abbiamo traccia addirittura dal III secolo. Vi avevo già parlato della parte egiziana, con gli inni di Ossirinco. Ma questo rito è legato specialmente alla figura di Agostino e compagnia. A differenza del rito ispanico, però, l'avvento arabo spazzerà via praticamente tutte queste tracce. O
quasi. Ma anche nel nord, nell'attuale Gran Bretagna, l'Irlanda, sono fioriti quei cosiddetti riti celtici. Discorso parecchio curioso, ma anche di questo, lo potete già immaginare, è rimasto ben poco. A modo loro, pure le città di Aquileia e di Ravenna furono partecipi di questa spinta musicale liturgica. Ma penso abbiate compreso l'antifona. Ma direi che per oggi abbiamo tirato fuori un sacco di curiosità, che spero vi siano piaciute e essere state d'aiuto o conforto in questo pasticciaccio alto medievale. Fatemi sapere ovviamente. I prossimi episodi saranno quindi dedicati alla nascita del canto gregoriano, Gregorio Magno, Boezio, i Neumi. Ditemi se c'è qualcosa in particolare che volete che io tratti. Ma vi prometto un sacco di curiosità, specie dal mondo arabo. Comunque, il primo obiettivo è allontanare quel nesso frettoloso e pericolante tra Papa Gregorio Magno e il canto gregoriano. Se volete un giorno vi mostro in modo preciso tutte le fonti che sto utilizzando. Ad esempio qua ho Jacques Viret Musica Medievale, c'è questo Musica, la monodia del Medioevo di Giulio Cattini, molto bello, e poi Musica e Società ovviamente, ma soprattutto uno dei testi più fighi, che insomma questo è veramente bellissimo, è Atlante storico della musica del Medioevo. Questa è veramente una bomba incredibile, sempre, sono più o meno sempre vagamente un po' gli stessi autori, ma veramente ne vale la pena, bellissimo. Costa un po', però per questo progetto bisogna essere rigorosi. Ma grazie per l'attenzione, a presto.